Quale scegliere? Oggi è la Renault Clio, la berlina compatta tanto amata dagli italiani, la protagonista della nostra serie di comparative in cui mettiamo a confronto la stessa auto ma con motori diversi. In particolare la Clio 1500 turbo diesel da 90 cavalli sfida lo stesso modello equipaggiato con il 3 cilindri sovralimentato da 0,9 litri, benzina e GPL, sempre da 90 cavalli, su piacere di guida e costi di gestione. Indecisi sulla scelta? Vi aiutiamo noi! Il 4 cilindri diesel 1500 da 90 cavalli è una vecchia conoscenza. A mio avviso uno dei migliori motori a gasolio di piccola cilindrata oggi in commercio. Euro 6 vanta 220 Nm di coppia a 1750 giri. È un cambio a 5 marce rapido e ben spaziato. Il tricilindrico sovralimentato da 898 cc ha 90 cavalli a 5000 giri e 140 Nm a 2500 giri. L'impianto a gas è fornito dall'Andi Renzo e montato direttamente nella fabbrica turca dove la Clio GPL è assemblata. La capacità del serbatoio GPL è di 35 litri ed è posto sotto al piano del bagagliaio. Ma questo non toglie nemmeno un centimetro cubo di spazio, visto che la capacità del bagagliaio rimane come quella originaria, ossia 300 litri tondi tondi, un buon valore per la categoria. E il cambio? Anche per lei un manuale a 5 marce. Cavalli possono sembrare pochi sulla carta, ma questo diesel ha un bel caratterino. Vivace fin dai bassi regimi, assicura riprese abbastanza brillanti pure in quinta marcia. A rendere piacevole la guida poi ci pensa la corretta spaziatura dei rapporti del cambio e una discreta capacità di allungo del motore. La sesta marcia non c'è, ma con una quinta a 130 km orari ad appena 2600 giri non c'è da lamentarsi più di tanto, anche perché il motore si fa sentire poco. Le prestazioni? 178 km orari di punta massima per uno 0-100 che si copre in appena 11,6 secondi. Anche la Renault Clio GPL si conferma piacevole alla guida e il suo motore benzina turbo a 3 cilindri è brillante e non vibra nemmeno al minimo. C'è da dire però che se vogliamo una bella accelerazione, una bella spinta, bisogna portare l'ago del contagiri almeno fino ai 2500 giri. Una cosa davvero importante è che nel passaggio da alimentazione GPL a alimentazione a benzina e viceversa non abbiamo perdite di potenza, visto che abbiamo 90 cavalli sia per il GPL sia per il benzina. Qualche dato anche per la Renault Clio GPL. Abbiamo 180 km orari di velocità massima e lo 0-100 viene bruciato in 13 secondi. Parlando del cambio, manca anche in questo caso la sesta marcia, ma ad essere sinceri non ne ho sentito veramente il bisogno, visto che anche in autostrada il 3 cilindri non si fa sentire troppo. Passiamo ora all'argomento dei costi, che come ormai sapete abbiamo affrontato grazie all'utilizzo delle tabelle calcolate dall'ACI. Nessuna differenza per il bollo auto, si parla della stessa identica cifra sia per la diesel sia per la GPL, ovvero 170 euro. C'è invece qualche differenza se prendiamo in analisi i costi non proporzionali, ovvero il bollo, l'RCA e l'ammortamento. Si parla di 2.910 euro per la diesel contro i 2.604 euro della versione a GPL. I costi proporzionali, invece, che comprendono deprezzamento, carburante, pneumatici, manutenzione e riparazioni, comportano per il GPL spese un tantino superiori. Secondo le stime ACI si parla di 19 centesimi al chilometro per la diesel contro i 20 centesimi a chilometro per la GPL, a causa del deprezzamento maggiore di quest'ultima. Tirando le somme, quindi, su una percorrenza annua di 10.000 km, il conteggio totale indica in 48 centesimi a chilometro il costo per la diesel contro i 46 centesimi per chilometro, il costo della versione GPL.
Al traguardo dei 40.000 km passa addirittura in vantaggio il diesel, con 26 centesimi a chilometro contro i 27 centesimi a chilometro della versione a GPL. Ma come mai questi numeri sono così svantaggiosi per un'auto a GPL? Perché secondo l'ACI un'auto a gasolio fino a 1,5 litri di cilindrata, come la nostra Clio, ha una durata stimata in 250.000 km, mentre una a benzina, come la nostra Clio GPL, sempre secondo l'ACI, ha una durata stimata in 150.000 km. I conti dell'ACI che premiano il gasolio si basano proprio su questo presupposto, ma se di strada ne fate poca e magari non arriverete mai a fare quei chilometri totali, possiamo vedere quanto, al contrario, i consumi siano a favore del GPL. Per darvi un'idea, con la diesel in media ci vogliono 7,3 euro per fare 100 km, mentre appena 3,2 euro per farli a GPL. Come a dire che, con i soldi in più spesi per la diesel, 1.200 euro, mi compro la GPL e ci faccio quasi 37.000 km, ancor prima di aver acceso il motore della diesel. A questo punto vi starete chiedendo i prezzi delle due vetture. Per la Clio GPL benzina il prezzo attacca da 14.950 euro, per invece la versione diesel da 90 cavalli il prezzo è di 16.150 euro. L'unico grosso svantaggio per la diesel è rappresentato ad oggi dal giro di vite che molte amministrazioni comunali stanno effettuando sui motori a gasolio. Per ora, nel caso di Milano ad esempio, a partire dal 2019 il blocco dei diesel è relativo solo agli Euro 3 ed Euro 4. Il GPL non è tra i cattivi ma nemmeno tra i buoni, visto che alcune amministrazioni, anche a fronte di emissioni nocive sensibilmente inferiori a diesel e benzina, non permettono alle auto GPL di entrare gratuitamente nelle aree ZTL. E poi c'è la questione dei parcheggi interrati, visto che le auto a GPL non possono andare oltre al primo piano sotto al livello stradale. E i rifornimenti? Beh, in Italia ci sono circa 4.000 distributori che sono posti nelle zone periferiche, ma non nel centro città. E voi da che parte state? Diesel o GPL? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, come sempre. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale di Motorbox. E poi, come sempre, vi invito a seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram e ovviamente sul sito motorbox.com. Al prossimo video! Ciao! We'll be right back.